dolce della domenica. Io sono sempre in compagnia della mia amica Lucia che questa domenica, buona domenica, cosa ci prepara? Prepariamo una torta alle carote, detta quindi la Camilla. La Camilla di Lucia. Sì. Allora cominciamo subito, non può mancare mai, con lo spiegare quali sono gli ingredienti per preparare la Camilla. Quindi se dalla regia ci danno la grafica possiamo già elencare tutti gli ingredienti che ci servono. Eccoli qua. Allora, abbiamo 3 carote, 200 g di zucchero, 300 di farina, le mandorle, non mi ricordo, 50 g di mandorle e 2 uova. Poi 100 ml di latte e 100 ml di olio. Ok, quindi cominciamo subito perché... A frullare le carote. Iniziamo. Abbiamo subito le carote. Il frullatore in azione. Amico. Lui ormai è parte della nostra domenica. E come al solito ha problemi, non frulla bene. No. Ma questa diciamo è la prerogativa del nostro frullatore, perché noi abbiamo proprio voluto fortemente un frullatore che così avesse un po' di difficoltà. Però poi lui ingrana e quindi poi va. Quindi abbiamo frullato le carote. Allora, questo dolce è anche molto bello per le proprietà che ha nutrizionali. Perché le carote sono molto buone per la pelle e per la vista, quindi noi con questo tutorial diamo anche delle indicazioni nutrizionali. Bravissima. E quindi questo ci fa molto poi piacere. Poi andiamo a montare le uova con lo zucchero. Ok. Speriamo che vada. Il frullatore ha fatto il suo dovere e quindi andiamo a montare le nostre uova con lo zucchero. Circa due minuti, ma noi non abbiamo tantissimo tempo e quindi facciamo solo un po' di dimostrazione. Non abbiamo detto qual è la difficoltà di questo dolce. Semplice. Quindi facile. Dici facile? È molto facile per me. Okay. Ok. Quindi siamo partiti dalla prima puntata con una difficoltà media. Poi siamo passati a una difficoltà... È stata complicata quella puntata. Quella è stata la prima, quindi c'era anche un po' di emozione da parte del frullatore. Seconda poi puntata... aggiungiamo le carote. Carote. Seconda puntata stavo spiegando, siamo passati a una difficoltà facile e quindi adesso continuiamo con una, diciamo così, una media, difficoltà media. Sì. Poi mettiamo la farina con l'indievito che prima secondo me non è stato detto. Ok, quindi lievito. Sì. Perfetto. Lievito per dolci. Ecco qui. Aggiungiamo anche le mandorle. Io ho usato una farina di mandorle. Ok. Andiamo di nuovo a frullare. E quindi otteniamo il nostro composto. Poi, se mi vuoi aiutare, mi aggiungi l'olio e il latte. Olio. E poi ci aggiungiamo il latte. Io non so se questa cosa è vera, che le carote, quando vengono aggiunte ai dolci, poi danno un po' di difficoltà nella crescita poi nel forno. Sì, è vero o non è vera questa cosa? Quindi non bisogna abusare poi di carote, perché poi altrimenti non lievita bene la nostra torta. Dopo lo mettiamo in uno stampo e poi lo lasciamo a 175 gradi per 40 minuti. Ok, e quindi questa è la nostra torta. Posso tagliarti una fettina? Sì, ma questo chi l'ha fatto? Tu o Lucia? Io. Sempre Lucia, Lucia è la pasticcera. Allora proviamo, vediamo. Scusateci, ma insomma l'ora... Le 11:20, noi ci siamo alzati presto, il trucco, le cose, quindi... Ecco. Assaggio pure io. È bella però. Bella arancione. Arancione anche in tema per Buon appetito con la Camilla di Lucia, buonissima. E io cedo la parola al nostro Ciro.